Ed ora siamo insieme a Giambattista Conti della provincia Olbia Tempio, chiaramente in Sardegna, Gallura, e qui il vino si chiama soprattutto? Vermentino di Gallura d'OCG. Chiaramente la nostra provincia è individuata con questo vino di grande elevatura, non solo nazionale ma internazionale. Il Vermentino di Gallura d'OTG ormai è conosciuto in tutto il mondo e la provincia di Olbia Tempio, come assessorato alle attività produttive, sta dando corpo unitamente con i produttori e con i commercianti tutti, che danno l'opportunità al turista estimatore del nostro vino di venire nella nostra Gallura per conoscere attraverso il vino tutte le peculiarità della nostra provincia. Assessore, mi ha colpito del passaggio che lei ha fatto questa mattina in conferenza stampa, questa logica, finalmente dico, in Italia, di mettere insieme la politica a fianco alla parte produttiva del territorio. Io ritengo che è fondamentale, soprattutto in un momento così difficile per la nostra terra. L'Italia è in crisi e la Sardegna non è da meno, quindi non possiamo più perdere tempo, anche perché c'è tutto un mondo all'esterno dell'Italia che avanza, quindi noi dobbiamo fare una concertazione, la politica deve lavorare d'intenti con l'imprenditoria privata, non si può andare avanti a compartimenti stagni, ma ci deve essere appunto una concertazione che ci porti verso una linea comune. La strada del Vermentino d'OCG sicuramente è una delle tante iniziative che l'amministrazione provinciale vuole portare avanti, perché si crei un'economia reale e soprattutto condivisa nel territorio con l'imprenditoria. Altra cosa importante in tempi di globalizzazione, assessore, è proprio far sì che i nostri prodotti, il vino ad esempio è un principe, no, del Made in Italy, siano davvero al servizio del territorio come attrattore, ricordarci che il bel paese si può vendere nel mondo e si può difendere nel mondo a partire dai prodotti della propria terra. Ma ritengo che in Sardegna noi abbiamo delle specificità che possono essere diffuse in tutto il mondo. Attraverso il vino noi possiamo far conoscere realmente la nostra terra, la nostra provincia, per 12 mesi all'anno, perché la Gallura e la Sardegna non sono solo mare, ma c'è all'interno della provincia tutto un territorio così denso di umori e denso anche di cultura, dove la tradizione e lo spirito dell'accoglienza è diffuso. Attraverso il vino quindi noi possiamo far conoscere il nostro territorio nella sua interezza, dalla costa all'interno. Parlando di vino, poi i turisti sempre di più vogliono proprio fare l'esperienza di come nasce il prodotto. Ecco, i produttori da questo punto di vista hanno iniziato ad aprire le proprie cantine, ad allestirle affinché il turista possa vivere proprio in chiave di escursione la nascita di un bicchiere di vino. Ma sicuramente c'è una presa di coscienza anche nel nostro territorio che il turista vuole dei servizi. Uno dei tanti servizi può essere appunto aprire le nostre cantine, aprire le nostre case, aprire le nostre attività e far vedere nella concretezza qual è veramente il prodotto che noi andiamo a offrire. Ma le faccio un esempio: è bellissimo entrare nelle nostre cantine del Vermentino e in un determinato periodo sentire proprio il profumo del mosto, che sono proprio quei profumi che poi ti rimangono ed è un ricordo che poi porti dentro di te, e poi sicuramente avere quello spirito di dire: ho sentito il mosto del vino in Sardegna, ho sentito il mosto del vino in Gallura, e te lo porti per quanto cambi. Bene, io ringrazio l'assessore alle attività produttive della provincia Olbia Tempio, Giambattista Conti, che ci ha raccontato, ecco, la storia, il vissuto e anche il dinamismo di questo territorio. Ora lasciamo la Sardegna, il nostro viaggio per vinitalia.tv continua, ci troviamo fra un po' in Veneto.